ragazzi, ben ritrovati. Eccoci, siamo partiti da poco per la nostra gita di Pasqua. Quest'anno andremo in Umbria. Prima tappa sarà veramente a San Sepolcro, in provincia di Arezzo, quindi Toscana. Poi però sabato pomeriggio saremo in Umbria, zona Foligno e dintorni. Anna Maria, come va la guida? Ottimo. Bene, il camper risponde bene, siamo tranquilli. Abbiamo avuto qualche piccolo rallentamento, ma niente di che. Il nostro viaggio di Pasqua 2024 è iniziato nel migliore dei modi. Siamo una comitiva di 4 camper, gli stessi di Capodanno a Sappada, e siamo in tabella di marcia per assistere alla processione che si terrà questa sera di Venerdì Santo a San Sepolcro. Abbiamo il dubbio se troveremo posto in una delle aree camper, ma credo che comunque da qualche parte riusciremo ad infilarci. Usciti dalla A14 a Cesena Nord, imbocchiamo la E45 in direzione Roma e poco dopo inizia l'infinita tiritera dell'ospitalità, come chiamo io i passaggi tra le carreggiate di senso opposto. Ma soprattutto iniziano le enormi buche impossibili da evitare, che con grandi scossoni sembrano togliere 10 anni di vita al camper, ma anche al proprietario del camper. La risolveranno mai questa storia? Arriviamo a San Sepolcro intorno alle 19 e troviamo i posti giusti per noi nel punto sosta camper in viale Alessandro Volta, vicino alla stazione ferroviaria e proprio sotto le mura della città. La processione inizia alle 21, così facciamo in tempo a sistemare bene i camper ed anche a cenare. Usciamo e con pochi passi siamo subito tra le eleganti vie del centro, che però sembrano deserte. In effetti, moltissima gente stava già seguendo la processione del Cristo morto, che aveva appena iniziato a snodarsi lungo le strade di San Sepolcro, a partire dalla chiesa di San Rocco fino alla cattedrale. Il rito devozionale è organizzato dalla Confraternita di Misericordia. Il percorso, aperto dalla statua del Cristo morto e di Maria Immacolata, portati in processione dai volontari con le tradizionali cappe nere, è guidato dalle preghiere del parroco della cattedrale e animato dai quadri delle stazioni della Via Crucis, impersonati dai ragazzi delle parrocchie della città. Non mancano le autorità civili e militari e le forze di polizia. Alcuni membri dell'Arma dei Carabinieri sono presenti in alta uniforme storica. Credo veramente che in questo tempo di crisi, di dolore e di guerra, accompagnare il corpo di Cristo nel percorso verso la Pasqua di Resurrezione sia un bel messaggio di speranza in un futuro di rinascita e di pace di cui abbiamo davvero grande bisogno. Buongiorno a tutti, siamo a San Sepolcro. La mattina del sabato il punto sosta è praticamente pieno tra camper e auto. La prima cosa che facciamo è andare a prendere l'acqua fresca dal distributore automatico, naturale o gassata, a 5 centesimi al litro. In questo modo riutilizziamo volentieri le nostre bottiglie di plastica e riempiamo la borraccia per bere durante la passeggiata che ci apprestiamo a fare. Come ieri sera passiamo dal lato della porta del ponte, della quale rimane la bella fontana lungo la mura. Entriamo un po' troppo frettolosamente nella chiesa di San Lorenzo, edificata insieme al convento nel 1556. L'interno è ricco di pregevoli opere d'arte. Nella centralissima piazza di Torre Berta ci accomodiamo ai tavolini dell'Happy Bar per fare colazione tutti assieme.
ringraziamo l'Ufficio del Turismo per l'immancabile piantina della città. E ci immergiamo serenamente tra i banchi del mercato settimanale. Finalmente entriamo nel Duomo intitolato a San Giovanni Evangelista, che è la chiesa cattolica più antica e importante della città di Sansepolcro. L'interno, dove sono custodite moltissime importanti opere d'arte, è a tre navate divise da colonne. La navata centrale è impreziosita da una soffittatura a capriate realizzata durante i restauri degli anni 1934-1943. La chiesa sorse, insieme al primitivo monastero benedettino, nel X secolo, presso un ospizio per i pellegrini dedicato a San Leonardo, che, secondo la tradizione, custodiva le reliquie portate dalla Terra Santa dai due pellegrini Egidio e Arcano. Usciti dal bellissimo Duomo, non andiamo al Museo Civico, che sta proprio qui davanti, perché lo avevamo già visitato anni addietro. Basta dire che raccoglie importanti collezioni d'arte. Entriamo invece nella bellissima Casa del Pane per acquistare alcune pagnotte, focacce e colombe. Prima di tornare al parcheggio, saliamo su una rampa che porta ad un camminamento sopra le mura, dove in un magnifico orto sono coltivati rigogliosi ortaggi. Partendo, approfittiamo del fatto che nel parcheggio, sebbene la sosta sia gratuita, è presente un funzionale e ordinato impianto di camper service per il carico dell'acqua potabile e lo scarico delle grigie e nere. Ripartiamo per un trasferimento di 110 km alla volta del pittoresco borgo di Rasiglia, una frazione montana del comune di Foligno a 648 metri sul livello del mare. Già parecchio prima di arrivare in paese, iniziamo a vedere numerosi camper parcheggiati alla meno peggio a bordo strada. La giornata è certamente particolare e quindi c'è davvero il pienone. Qui adesso bisognerà trovare posto dove c'è qualche spiazzo, perché non c'è tanto parcheggio. Comunque ci messo un parcheggio un chilometro, vediamo. Superiamo l'abitato in cerca di un improbabile parcheggio, ma alla fine anche noi lasciamo il camper lungo la strada. Attenzione, che abbiamo visto i vigili lasciare le multe sui mezzi che oltrepassavano le righe orizzontali verso la carreggiata. Rasiglia conserva il tipico aspetto del borgo medievale umbro, ma è conosciuta come Borgo dei Ruscelli o anche Venezia dell'Umbria, per via dei numerosi corsi d'acqua che attraversano il piccolo centro. Sono le acque del fiume Menotre, che scorrono attraverso suggestive opere di canalizzazione, determinando un intreccio di invasi e cascatelle all'interno dell'abitato. Proprio grazie alla corrente dell'acqua, nel paese poté svilupparsi una fiorente industria tessile, che sin dal Medioevo sfruttava l'energia delle cascatelle per la movimentazione dei telai. Che cosa fanno qui? Ti aspetti, c'è la macchina e il telaio. Le prime notizie dell'esistenza di Rasiglia risalgono agli inizi del XIII secolo, mentre nel XIV secolo furono costruite alcune fortificazioni. Tra queste va ricordata la Rocca dei Trinci, signore di Foligno, che con la sua posizione strategica permetteva il controllo di una parte della valle del fiume Menotre. Nonostante sia davvero un borgo molto piccolo, Rasiglia è adesso un'apprezzata meta turistica, molto affollata dal periodo di Pasqua sino a tutta la stagione estiva. Thank you.
terminato il nostro scorazzare su e giù per l'incantevole e indicibilmente romantico borgo di Rasiglia, riprendiamo i camper, per fortuna senza multe, e scendiamo verso Foligno, che oltrepassiamo senza fermarci, per raggiungere quanto prima il mitico borgo di Bevagna. Qui approdiamo al grande parcheggio che sorge nel piazzale dell'accoglienza, nome che è davvero un bel segno di benvenuto ai turisti da parte dell'amministrazione e dei cittadini. Ottima scelta! Il parcheggio attrezzato per la sosta dei camper è sempre a pagamento, al costo di 3 euro l'ora, con il massimo di 10 euro ogni 24 ore. Sistemati i camper, con una brevissima passeggiata in leggera salita nell'ultimo tratto, arriviamo nel centro storico di Bevagna. Avevamo prenotato telefonicamente un tavolo per la cena del sabato sera da Scottadito Osteria Tagliavento. Ed eccoci pronti per assaggiare le specialità di carne della cucina tipica umbra. Qui non fanno i primi piatti. La qualità del cibo è sublime ed i prezzi sono davvero economici. Unico inconveniente è stato il servizio in sala, che è risultato piuttosto impreciso e scortese. Quando usciamo, la dolcezza di sentimenti evocata dai magnifici palazzi, chiese e fontane del centro di Bevagna, sapientemente illuminata, è un vero toccasana. Si accende il cielo pasquale. Ciao Paolo! Auguri buona Pasqua a tutti! Iscrivetevi al canale! Buongiorno! La mattina di Pasqua siamo baciati da uno splendido sole e ci prepariamo per tornare tutti in centro, dove vogliamo partecipare alla Santa Messa. Questa notte è entrata in vigore l'ora legale e quindi abbiamo perso un'ora di sonno. Sì, auguri, buona Pasqua a tutti! Ma la funzione inizierà alle 11.30 e allora abbiamo comunque tutto il tempo per arrivare con largo anticipo a prendere posto nella foratissima chiesa di San Michele. Qui, durante la messa, assisteremo alla tradizionale Corsa del Cristo Risorto. Nel giorno di Pasqua, quattro appartenenti alle confraternite tengono in spalla la statua del Cristo Risorto e, nel momento in cui il sacerdote intona il Gloria, la statua di Cristo viene portata di corsa lungo la navata centrale della chiesa ed è posta sopra una base di fronte all'altare. Tutto da vedere. All'uscita dalla chiesa saliamo ad ammirare la piazza dalla sommità della scalinata da cui si accede al Teatro Torti. Si respira a pieni polmoni l'aria di festa. Davvero la piazza e le tortuose stradine sono pervase di gioia che scorre tra gli infiniti auguri che tutti si scambiano con grande fervore. Questa è davvero la Pasqua che mi piace. Entriamo brevemente a dare uno sguardo all'antica chiesa di San Silvestro del XII secolo e poi alla chiesa dei Santi Domenico e Giacomo del XIII secolo. Razza Akita giapponesi.
Dopo questo bellissimo momento di ristoro dell'anima, ci incamminiamo verso i camper, dove ci aspetta un altro tipo di festa. Ciascuno dei quattro camper della comitiva abbiamo preparato un sacco di bontà culinarie. Perciò uniamo i tavoli sotto gli ulivi ed assaggiamo tutti assieme le diverse specialità. Ragazzi, e l'amarone della Valpolicella è una cosa strepitosa. Questo qui è veramente di qualità, di grande qualità. Grande! Favorito! E adesso a Pasqua, ovviamente, un buonissimo prosecco di Valdobbiadene che ci ha regalato il nostro amico Eddy. Ciao Eddy, complimenti, grazie, auguri! Auguri! Dopo il pranzo raccogliamo tutte le nostre cose e lasciamo lo spazio meglio di come lo avevamo trovato. E poi approfittiamo del grande prato confinante con il parcheggio per far volare gli aquiloni con grande gioia e ammirazione da parte di tutti. Abbiamo visto che in questo parcheggio per i camper si pagano appena 10 euro per 24 ore, quindi siamo grati all'amministrazione di Bevagna per questa disponibilità. Tanto più che è presente anche un blocco servizi ed il camper service per il carico dell'acqua potabile e lo scarico delle reflue. Purtroppo però constatiamo che tutto l'impianto è tenuto in modo pessimo. Lo scarico è fatto in modo pietoso, in mezzo al fango e alla sporcizia, mentre i bagni sono inutilizzabili perché uno fuori servizio e uno sporco e degradato. Maria, dove andiamo? Adesso ci spostiamo e andiamo a Città di Castello. Come hai passato la Pasqua? Bene, bene, il tempo ha tenuto e ci siamo fatti veramente bene. A Città di Castello sistemiamo i nostri camper nel grande parcheggio confinante con la piccola area sosta riservata ai camper. Si tratta di un'area comunale presso il parco Ansa del Tevere, cui si accede da via Nazario Saulo ed è gratuita. Ci avviamo a piedi verso il vicino stupendo centro storico che attraversiamo per andare alla pizzeria napoletana Gennarì, dove avevamo prenotato per telefono. Città di Castello, dove sei stata a mangiare la pizza? Sì, abbiamo mangiato la pizza, però io l'ho portata a casa che non ce la facevo a mangiarla tutta. Hai mangiato troppo oggi a pranzo? Buona comunque. Buonissima. Da chi siamo andati? Da Gennarì. Pizzeria napoletana buona. Sì. A Città di Castello, consigliata. Veramente. Tornati ai camper, il nostro Davide ha voglia di fare un giro con la bicicletta che gli abbiamo comprato a San Sepolcro. Ci portiamo a casa un gran bel ricordo. Questo è il potere di una sosta attrezzata gratuita, comoda al centro e ai negozi. Il mattino seguente torniamo in centro per una passeggiata immersi nella straordinaria nobiltà di strade e palazzi antichi. Ci accomodiamo al bar tutti e 13 quanti siamo nella nostra comitiva e facciamo una buona colazione. Poi ci avventuriamo per le strade e le piazze del centro. La suggestione di ogni scorso, ogni angolo, facciata, torre, campanile è davvero intensa. L'Umbria è il cuore d'Italia e davvero ci si lascia il cuore.
La suggestiva torre campanaria di forma cilindrica è ciò che rimane del passato romanico della cattedrale di Città di Castello. Il campanile è visitabile acquistando il biglietto al Museo Diocesano. La cattedrale di Città di Castello è intitolata ai santi Florido e Amanzio. La costruzione del luogo di culto è molto antica, ma durante i secoli la cattedrale cadde in rovina e all'inizio dell'XI secolo fu avviata una profonda ristrutturazione e un ampliamento e fu nuovamente consacrata nel 1032 e dedicata a San Florido, patrono della città. In questa occasione furono trasferite nella cripta le reliquie dei santi Florido, Amanzio e Crescentino. Infine, una nuova ricostruzione si rese necessaria a causa del terremoto del 1458, ma fu intrapresa solo a partire dal 1494 per concludersi nel 1529 con una nuova consacrazione a San Florido, al quale venne aggiunto anche Sant'Amanzio. Usciti dalla cattedrale, ci avviamo velocemente verso i camper prima che arrivi la pioggia ormai imminente. Pranziamo e ci portiamo al camper service qui di fianco per scaricare le acque prima di ripartire verso casa. Attenzione che le scritte vicino ai rubinetti sembrano indicare che è disponibile soltanto acqua non potabile. Abbiamo fatto una gita davvero molto bella, allegra e piena di suggestioni e di spiritualità, sicuramente consigliata a tutti. Un carissimo saluto, ciao!